Si può perdere la salvezza? È un'altra domanda che mi fanno spessissimo, allora rispondo pubblicamente con un video. Risposta secca: no, non si può perdere la salvezza, per un motivo molto semplice. Facciamo riferimento all'Ecclesiaste 3 e 14, come il Pi greco, no? Capitolo 3, versetto 14 del libro di Ecclesiaste. Tutto quello che Dio fa è per sempre. Non c'è niente da aggiungere, non c'è niente da togliere. La salvezza non è stata prodotta dall'uomo, non è prodotta da noi, siamo noi che realizziamo la nostra salvezza. È Dio, è Gesù sulla croce con la sua morte e la sua risurrezione che ha realizzato la salvezza, che ha compiuto tutto quello che c'era da compiere per dare la salvezza. Quindi questa salvezza è prodotta da Gesù che è Dio e tutto quello che Dio fa, ripeto, Ecclesiaste 3:14, è per sempre, niente da aggiungere, niente da togliere. Qui la salvezza che ha prodotto Gesù è perfetta ed eterna, se no non sarebbe di Dio. E Gesù è Dio. Gesù ha prodotto una salvezza perfetta ed eterna e quindi non si può perdere, perché altrimenti Gesù non sarebbe Dio, sarebbe come un uomo, no? Fa qualcosa che poi marcisce, che poi si rompe. La salvezza è prodotta da Dio, da Gesù, Dio. Con la sua morte e la sua resurrezione. Nessuno può cancellare questo, nessuno può smentire questo. Quindi la salvezza prodotta da Gesù è eterna, perché Gesù è Dio e tutto quello che Dio fa è per sempre. Niente da aggiungere, niente da togliere, lo ripeto ancora, è un principio chiarissimo. Ma questo non vuol dire che allora uno dice io sono credente, sono in mezzo al peccato e tutto va bene, no? E no. Se uno dimora nel peccato, non è credente. È molto semplice. Può dire io sono cristiano, io sono cattolico, io sono protestante, io sono evangelico, può dire quello che vuole. Ma se dimora nel peccato, 1 Giovanni, capitolo, nella parte iniziale del 1 Giovanni è scritto chiaramente che se uno dimora nel peccato, non è un credente. Può dire quello che vuole. Allora qui non si tratta più di perdere la salvezza, non sei mai stato credente e continua, tu puoi cambiare la religione, puoi cambiare la faccia, gli atteggiamenti, ma la sostanza non cambia. Chi è credente non dimora nel peccato, primo Giovanni, chiaramente nel testo originale è chiaro, in italiano è un po' meno chiaro, ma il testo originale è chiaro, tempo presente e tempo aoristo. Il vero credente, il figlio di Dio, non dimora nel peccato. Se dimora nel peccato, nell'adulterio, nelle truffe, continuativamente e coscientemente, non è un credente. Chi dimora nel peccato non è un credente. E il discorso quindi non c'è. Il vero credente, invece, non può dimorare nel peccato. Può solo cadere nel peccato. Questo può capitare a tutti. Può cadere nel peccato, ma si rende conto di aver commesso un peccato, allora chiede perdono, si pente, chiede perdono a Dio, si pente, si impegna a non peccare più. E questa è la prassi normale della vita. Capita spesso, purtroppo, di peccare, ma capita di peccare, allora vuol dire che posso essere perdonato, mi pento, presento a Dio il problema e mi impegno a non peccare più. Questo è possibile, ma dimorare nel peccato non è possibile. Quindi la salvezza non si perde. Il vero credente che ha accettato per fede la grazia di Dio, cos'è questa grazia di Dio? È il dono che Dio ci ha fatto del suo figlio che è morto sulla croce per noi, al nostro posto, ed è risorto, vincendo quindi la morte e il peccato. E noi abbiamo vinto con lui e oggi siamo liberi dal peccato. Abbiamo accettato la morte di Gesù come avente valore per me. Abbiamo accettato la sua morte e la sua resurrezione. Io ero con lui, in lui. Lui è l'agnello di Dio che ha pagato per me, al posto mio. Questa è la grazia di Dio. Se accettiamo questo diventiamo credenti e questa salvezza è eterna perché è Dio che l'ha prodotta. Non siamo noi, non sono i nostri meriti, non sono le nostre opere. È Dio che l'ha prodotta. Noi accettiamo questo dono di Dio che è la grazia. E questa è la nostra fede che accetta. E così diventiamo credenti. Questa salvezza non si può mai perdere.
Chi invece dice di essere credente, cristiano, protestante, evangelico, tutto quello che volete, che dice, ma si comporta come un non credente, vive nel peccato, questo non è mai stato un vero credente. È semplice il discorso. La salvezza è prodotta da Gesù che è Dio, quindi non si può perdere, è eterna. Il vero credente la vive, può cadere nel peccato, può capitare, chiede perdono ed è perdonato. Chi invece dimora nel peccato, non si preoccupa delle cose di Dio, questo non è un credente. Quindi anche se dice di essere un cristiano, un credente, ma se non vive da credente, vuol dire che non ha mai avuto la salvezza. Quindi il discorso di perdere la salvezza non esiste. O ce l'hai e non la perderai mai, o non ce l'hai, ma puoi avere anche le forme della pietà, come dice la scrittura, ma non averne la potenza. Cioè sei solo un mistificatore, un religioso. Gesù ha detto ai religiosi del suo tempo: con la vostra religione avete annullato la parola di Dio, avete annullato, c'è un contrasto fra religione. Quindi è inutile, se possiamo affermare di essere cristiani, protestanti, evangelici, tutto quello che vogliamo, ma se non abbiamo questa fede, questo Spirito Santo che dimora in noi e produce il suo frutto, Galati 5,22, se non c'è questo, noi non siamo in realtà credenti. Quindi il discorso di perdere la salvezza non esiste, lo ripeto. O siamo credenti e Gesù ha prodotto questa nostra salvezza e nessuno ce la può togliere, o non siamo credenti e possiamo anche avere le forme della religione più incredibile, andiamo a fare gli eremiti sui monti a pregare. Non c'entra niente, non abbiamo accettato questo dono, questa grazia, non siamo credenti e il problema non c'è. Non c'è la salvezza perché non siamo credenti, non ce l'abbiamo, non c'è, bisogna diventare credenti. Quindi nessuno può dire che diventiamo credenti, abbiamo la salvezza e poi la perdiamo. La salvezza è prodotta da Dio e non si può perdere, sia chiaro. Quelli che affermano di essere cristiani e si comportano da non cristiani, semplicemente non sono mai stati credenti, non si sono mai convertiti. Un'ultima cosa, nella lettera agli ebrei molti dicono, c'è scritto che se perseverate fino alla fine, la lettera agli ebrei è stata scritta a chi? Agli ebrei, e quindi è importante, perché gli ebrei, la salvezza, in Gesù, la persona di Gesù, il Messia, ce l'hanno nel DNA, da Abramo in poi. Ce l'hanno nel DNA. Se rifiutano la salvezza gli ebrei, allora è un aborto, rifiutano la loro stessa natura, perché per loro stessa natura devono arrivare a Gesù gli ebrei. Quindi il discorso della lettera agli ebrei va visto per gli ebrei. Gli ebrei hanno la salvezza nel DNA, nella loro struttura proprio fisica, e devono arrivare naturalmente a Gesù. Se non ci arrivano, questo è un peccato gravissimo. Infatti Atti 28:28 dice: basta, adesso la salvezza passa ai gentili ed essi presteranno ascolto, perché i giudei, gli ebrei, hanno fallito. Allora adesso sono salvati per grazia mediante la fede come tutti gli altri. Ma c'era questo DNA, Paolo scrive la lettera agli ebrei, si riferisce a questa natura degli ebrei che deve portare a Gesù, deve portare a Gesù. Se non arrivano a Gesù, è tragica la sorte degli ebrei. E in ogni caso dovranno essere salvati come tutti gli altri per grazia mediante la fede. Quindi consideriamo le affermazioni della lettera agli ebrei come indirizzate agli ebrei, e così deve essere. Per tutti gli altri invece il discorso è chiarissimo: la salvezza è in Gesù che è Dio e quindi è eterna, niente da aggiungere, niente da togliere, per sempre.